Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi sono Cortina, lo riconoscerete, credo, dal background. Ormai non sto più a dirvi perché già sapete. Quindi siamo venuti qua a Cortina per il weekend. C'è tantissimo neve, ma se mi seguite su Instagram lo sapete, perché vi posto sempre un sacco di stories, un sacco di foto. E se non mi seguite su Instagram, il link è qua sotto, nel box di informazioni, nel primo commento ve lo metto sempre. Comunque, siamo a Cortina, oggi è domenica, ma volevo assolutamente filmare questo video per voi, così posso caricarlo lunedì, perché dopo i viaggi che ho fatto, che è stato un mese veramente assurdo con i viaggi, non sono in realtà finiti, ma comunque adesso posso ritornare, perché qualche giorno non sono riuscita, avete visto, e mi scuso perché mi dispiace davvero, mi sento in colpa se non riesco a caricare sempre dal lunedì al venerdì, ma adesso ritorno alla mia schedule normale, appunto alla mia agenda normale con i video dal lunedì al venerdì ogni giorno. Quindi, allora, questo in realtà è un video molto particolare, e ci ho pensato davvero a lungo prima di filmarlo. Ho visto una ragazza, lei è australiana e si chiama Chloe Morello, forse alcune di voi già la conoscono perché è super super seguita, e io l'ho conosciuta alle Maldive quando siamo stati per Benefit, abbiamo chiacchierato molto, è molto simpatica, e tra l'altro abbiamo parlato proprio di questo video che lei ha fatto, in cui parlava di questo fenomeno di fake followers, di persone influencers o wannabe influencers, cioè persone che vorrebbero fare l'influencer e che quindi cercano di riuscirci comprandosi follower, comprandosi iscrizioni, visualizzazioni, like, insomma chi più ne ha più ne metta. Molto probabilmente chi non è del settore non sa nemmeno che si possa fare una cosa del genere, però vi dico che chi invece ci lavora con i social media eccetera, come me, come tantissimi altri ragazzi e ragazze, sanno che appunto ormai è da tanto che questa cosa va avanti, sicuramente da anni, e io mi sono scritta sul cellulare, mi sono scritta tutti i punti che volevo menzionare in questo video, perché altrimenti se parlo a ruota libera sicuro poi quando premo stop mi vengono in mente 150 cose, e invece così almeno mi sono scritta quello che volevo dire. Ci tengo a sottolineare che quando io ho iniziato era un gioco fare video su YouTube, Instagram non esisteva, tra l'altro quando io ho iniziato nel 2009 non esisteva Instagram, non esisteva nemmeno Twitter se non sbaglio, e esisteva YouTube e Facebook, ma non erano e nessuno sapeva nemmeno che sarebbero potuti un giorno diventare un lavoro, e chi lo faceva per passione, per divertirsi come me, cioè io ho iniziato così. Tanto per, non lo so, era per passare il tempo perché mi piaceva il trucco, mi piaceva la moda, e quindi mi sono detta dai, io guardavo altre ragazze che lo facevano e quindi sono detta dai dai fallo, e le mie amiche mi dicevano, quindi alla fine è nato per gioco, nessuno all'epoca avrebbe mai potuto immaginare che arrivati nel 2018 sarebbe appunto diventato un lavoro a tutti gli effetti, un business di tanti bilioni, perché non sono solo milioni, ma è un business da bilioni di dollari, bilioni di euro. Ora, e sono passati praticamente quasi 9 anni da quando ho iniziato, quindi è veramente tanto e le cose sono cambiate molto. Una mia amica che fa l'educatrice, quindi lei lavora molto nelle scuole, mi ha detto che adesso quando chiedono ai ragazzi e ai bambini che cosa vogliono fare da grandi, un lavoro che spunta tantissimo e che tipo è la cosa più voluta eccetera, cioè io voglio fare l'astronoma, adesso invece i ragazzini, i bambini dicono di voler fare gli influencer, gli instagrammer, cioè vogliono diventare famosi sui social, e questo mi ha molto, cioè mi ha stupito un sacco, perché non mi aspettavo che fosse diventato, perché io comunque ho iniziato appunto quando non era niente, cioè ti prendevano in giro quando dicevi che facevi video, ti prendevano in giro quando dicevi ah io sono uno youtuber, cioè ma si mangia, si beve, ecco, quindi ci sono un po' rimasta. Adesso capisco perché ormai le persone iscritte su YouTube sono tantissime, quando io ho iniziato già avere 15.000 follower era tantissimo, adesso 150.000 follower non è più tanto, cioè nel senso è tantissima gente è andata sui social
questo è diventato un business multimilionario, un business bilionario in tutti i paesi praticamente del mondo. Fare gli influencer, si può farlo su YouTube, si può farlo su Instagram, su Twitter, su Facebook, ormai è diventata una cosa chiara. A noi inviano, capisco perché i ragazzi, i bambini vogliono che questo sia il loro lavoro, non ci vedo neanche niente di male alla fin fine, ma perché ci inviano un sacco di prodotti, ci inviano un sacco di cose, alla fine siamo i boss di noi stessi, non abbiamo capi, non abbiamo orari definiti, anche se la maggior parte della gente non sa quanto lavoro ci sia dietro un video, quanto lavoro ci sia dietro una foto, non sa che cosa significhi davvero, perché magari non sembra, ma c'è tanto lavoro dietro. E veniamo insomma invitati ad eventi, giriamo il mondo, quindi vediamo posti stupendi, quindi capisco. Questo ha portato praticamente tantissime persone a dire: cavolo, voglio fare anch'io l'influencer. E iniziare adesso mi rendo conto che è difficile. Perché? Perché il mercato è talmente saturo, siamo talmente ormai in tanti, ed è talmente difficile, mi rendo conto, raggiungere le persone che hanno un seguito così grande, come possono essere i miei quasi 600.000 follower su YouTube, 1.000 follower su YouTube, che dici cavolo, mi rendo conto che è difficile per una persona che sta iniziando. E questo che cosa ha portato? Ha portato determinate aziende non proprio legali praticamente ad offrire follower finti, like finti, iscrizioni finte, visualizzazioni finte in cambio di soldi. E io pensavo fosse una cosa soltanto di Instagram, non pensavo che si potesse fare anche su YouTube, ma poi ho visto un video di Shane Dawson in cui lui appunto parlava di come si possa fare, e l'ha fatto, cioè ha comprato iscrizioni finte, visualizzazioni finte su YouTube, tipo a sua mamma che aveva, cioè aveva tipo dei video caserecci, così ad un tratto aveva 200.000 follower, 200.000 iscrizioni, 150.000 visualizzazioni, robe assurde, ma si può fare anche su YouTube, l'ho scoperto da poco appunto con il suo video, non lo sapevo. Ma queste, non so se sono aziende, insomma c'è questo servizio, e ce ne sono tantissimi credo, ti offre praticamente, tu non lo so quanto costa adesso, tipo per 20 euro ti compri 20.000, sparo a caso, 20.000 follower, per 50 euro ti compri 50.000 visualizzazioni su YouTube. Sono nate queste cose negli ultimi anni e ripeto, chi lavora nell'ambiente sa riconoscere, mentre mi rendo conto che magari ecco appunto, chi lavora nell'ambiente intendo influencer veri, come me, come tantissime altre ragazze e ragazze, ci rendiamo conto di come quando uno ha follower fake, eccetera. Queste cose credo che non se ne parli, non riesco a capire perché nessuno ne parla in Italia almeno, poi magari ne hanno parlato ma io non lo so, però ne sento parlare molto molto poco, forse perché questa cosa tocca di più gli influencer, quelli piccolini che stanno cercando di emergere e lo fanno onestamente, piuttosto che ovviamente youtuber e instagrammer eccetera che hanno molto molto seguito come magari come me. Quindi non ci siamo mai interessati troppo a questo fenomeno, proprio appunto perché gli influencer, le persone più colpite da questo sono quelli che appunto cercano di emergere, ma lo fanno in modo onesto, anche con un piccolo seguito sono contenti, così come lo eravamo noi quando il nostro seguito era piccolo, e sperano appunto di farcela però onestamente, non commettendo frode, perché questa è a tutti gli effetti frode. Ne ha parlato il New York Times pochi giorni fa e da lì è esploso un casino, noi lo sapevamo già da un sacco di tempo, ma da quando ne ha parlato il New York Times le aziende si sono svegliate, tutti hanno iniziato a parlarne, controllare eccetera, e il New York Times ha proprio denunciato questo fatto perché si tratta di frode, perché se voi ci pensate le aziende investono migliaia e migliaia di euro, milioni di euro, milioni di dollari ogni anno nelle sponsorizzazioni dei veri influencer, e quando invece vanno ad investire in una persona che ha un seguito finto, che cosa significa? Significa che
loro vogliono generare vendite, ovviamente, oppure anche far parlare di sé. E ovviamente se tu sponsorizzi un influencer finto, cioè che non ha un vero seguito, ma sono solo bot o persone tipo in Pakistan pagate che non sanno nemmeno parlare l'italiano o la lingua dell'influencer e vanno lì e commentano e likeano solo perché sono pagati per farlo, capite che ovviamente per l'azienda che investe tutti questi soldi si tratta di frode, perché loro in realtà non genereranno vere visualizzazioni, non genereranno veri like, non genereranno vendite assolutamente. Ci sono anche aziende che stanno iniziando, ovviamente le aziende, io vi sto parlando dei grossi marchi di bellezza, di fashion, moda, eccetera, non si sono bene resi conto, almeno fino a questo momento, fino a quando il New York Times non ha parlato, non credo fosse, non credo si sapesse moltissimo, ma adesso le aziende appunto stanno iniziando a drizzare le antenne e a guardarsi un pochino intorno, perché magari molte hanno già investito in pubblico finto. E mi è successo che mi venga chiesto, che mi venisse chiesto come fare a riconoscere gli influencer finti che hanno un seguito, like, visualizzazioni finti. Allora, si riconosce da uno l'engagement e perdonatemi se ci sono un sacco di termini che magari non conoscete, ma appunto chi è del settore o più o meno, e secondo me è giusto che anche un po' tutti lo sappiano. Allora, l'engagement significa che se tu hai, vi faccio un esempio ovviamente, se tu hai un milione di follower su Instagram, metti, però poi le tue foto hanno 7 commenti e a malapena 2000 like, l'engagement capisci che è troppo basso perché quella persona abbia davvero un milione di follower. Quindi questo significa che quasi sicuramente è un following finto e sono follower comprati. Ci tengo però a sottolineare che adesso, visto che sta venendo fuori questa cosa del fake following, molti iniziano a comprare appunto anche commenti, iniziano a comprare anche like, in modo che i follower finti sembrino coerenti con il numero di like e commenti che sono anche quelli finti, quindi insomma assurdo. E una cosa però che io posso consigliare alle aziende, perché mi viene chiesto davvero, è di richiedere le visualizzazioni delle stories. Io ovviamente sto parlando per Instagram, perché purtroppo un'altra cosa che si può fare ovviamente è guardare i commenti e capire se sono commenti veri o finti, perché i commenti finti di solito sono tipo great video, a volte anche in un inglese non tanto giusto, oppure sono solo, non lo so, un pollice in su, e quando uno ha 500 pollici in su ma nessun commento magari in italiano per quanto ci riguarda, o commenti che davvero sono relativi al video, probabilmente sono finti, perché queste sono persone appunto in paesi del terzo mondo tante volte che vengono pagati tipo pochi centesimi per lasciare tutto il giorno commenti a caso, e quindi li lasciano ovviamente casualmente, non guardano il contenuto in sé, lasciano commenti random in appunto magari anche in un inglese non tanto corretto. Una cosa che invece fa capire se una persona, qui appunto parlo solo su Instagram, sono le visualizzazioni delle stories, perché quando tu posti le stories solo tu puoi vedere le visualizzazioni che ti fanno. Quindi se tu hai un milione di follower ma le stories se le vedono tipo in 3000, è ovvio che anche lì è un po' strano, quindi le aziende possono richiedere gli screenshot delle stories per vedere se effettivamente quelle persone ci sono, perché credo che le stories su Instagram siano pressoché l'unica cosa che non si può comprare, a meno che adesso non siano arrivati anche a cliccare sulle stories e a vedersele per aumentare l'engagement, o magari se si possono comprare anche le stories, questo non lo so, però fino adesso l'unica cosa sicura era appunto andare a vedere le visualizzazioni delle stories, appunto solo per quanto riguarda Instagram. Per YouTube purtroppo non credo si possa fare, perché si possono comprare visualizzazioni, like, iscrizioni, quindi risulta molto difficile. Questo video lo sto facendo perché? Perché se ne parli, perché non se ne parla abbastanza, almeno in Italia secondo me è giusto che le aziende sappiano su chi vanno ad investire, ed è giusto, e lo faccio anche per gli influencer, quelli piccolini, che appunto magari piano piano, ma onestamente mi si era spenta la videocamera, e lo faccio anche per gli influencer, quelli piccolini, che magari cercano di farsi notare
e piuttosto che comprarsi follower, piuttosto che comprarsi like, eccetera, rimangono con il loro seguito che magari è piccolino, però onesto, e vuol dire tanto, secondo me. E secondo me è anche cosa piuttosto rara tra gli influencer, quelli più piccolini. Quindi voglio dare credito a queste persone, perché è un po' come nel doping, no? E io ovviamente non c'entra niente, non si può equiparare, ma è per fare un esempio. Il doping è iniziato piano piano, no? Nello sport, ad un certo punto si è arrivati al fatto che tutti gli sportivi, ovviamente non parlo di tutti, però tanti sportivi che erano comunque fortissimi facevano uso di doping. Perché? Perché altrimenti tutti gli altri li avrebbero battuti, perché si sa che tutti gli altri ne fanno uso e quindi bisogna per forza utilizzarlo, altrimenti tutti ti battono perché sono tutti disonesti, quindi ti tocca diventare disonesto anche te. Non so se rendo un attimino l'idea, ma secondo me questo è quello che sta succedendo nell'ambito degli influencer, nell'ambito degli youtuber, più che altro instagrammer. Un'altra cosa molto valida, e credo sia l'unico sito valido per capire se il following, se il pubblico di un determinato influencer è vero oppure no, e andare su Social Blade. Non so se lo conoscete già questo sito, è un sito che ti fa vedere la crescita praticamente di ogni account, social media account, quindi può essere Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, basta inserire il nickname, compaiono tutti i social media e poi si va a scegliere quello che si vuole visualizzare. Lì bisogna andare a vedere la crescita di una persona. Ovviamente solitamente il grafico è così, è una crescita, come dire, costante, no? Come grafico, così, quindi deve essere una linea. Se invece ci sono degli strani gradini, vuol dire che la persona non acquista follower, poi un giorno ne compra 20.000, poi di nuovo non ne compra, la settimana dopo altri 20.000, e questi sono quei famosi gradini strani. Succede comunque, e qui ci sono sempre le eccezioni, perché per dire, quando noi ci siamo sposati, io e Tomas, anch'io ho avuto questo gradino, ma perché? Perché ovviamente il mio canale è stato visto un sacco, perché si è parlato tantissimo, si è parlato sui giornali, mi hanno fatto interviste, eccetera, quindi lì ti arriva un sacco di pubblico, tutto ad un tratto, quindi è normale avere questi gradini. Oppure a me succede quando lancio qualche giveaway, perché ovviamente la gente si iscrive, scopre il mio canale, vede il giveaway, dice ok, mi iscrivo così magari vinco, eccetera, eccetera. Però non è normale avere questa cosa che va avanti per 6 mesi, un anno, 3 mesi, è molto molto strano se succede con cadenza settimanale, eccetera, ed è molto molto strano perché ogni volta si tratta di numeri giusti, tondi, tipo 20.000, 50.000, e la cosa che più mi fa ridere è che comunque Instagram, io non so se YouTube lo faccia, ma YouTube è molto più severo e adesso ve ne parlerò, ma Instagram ogni volta, ogni tot, tipo una volta all'anno, due volte all'anno, verifica i canali con tanti follower e va a togliere i follower finti. Quindi se tu ti compri i follower e arrivi a un numero esorbitante, è solo questione di tempo prima che Instagram te li ritolga e tu ti faccia una figura da fico secco davanti praticamente a tutto il mondo. E per YouTube invece la questione è ancora più grave, perché YouTube, a differenza di Instagram, ti offre un contratto di partnership. Che cosa vuol dire? Che tu guadagni in base alle visualizzazioni e all'engagement che hai su YouTube. Nemmeno noi lo sappiamo esattamente come si guadagna, però tu hai un contratto, quindi a loro fornisci i tuoi dati, fornisci i tuoi dati bancari, fornisci il tuo codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, residenza, sanno tutto di te. E nel momento in cui, e quando firmi il contratto, questo c'è scritto ed è molto bene è messo in evidenza molto bene, se tu ti comporti in modo da non seguire le guidelines, le regole del sito di YouTube, ti viene chiuso AdSense. Che cosa significa? Che AdSense è il programma per cui tu monetizzi praticamente, come, cioè che usi per essere pagato, ecco, per rendere l'idea. E se YouTube, e questo appunto c'è scritto ed è molto molto chiaro, se tu non ti comporti bene, AdSense ti viene chiuso e non puoi mai più riaprirlo. Cioè, o cambi nome, cognome, residenza, codice fiscale, eccetera, che la vedo molto dura, e data di nascita pure, oppure tu sei fregato completamente. Quindi non riesco a capire chi
si compra evidentemente la voglia di arrivare, non lo so, non riesco a capire, perché alla fine poi la figura te la fai in ogni caso e rischi anche poi di non poter aprire un canale mai più, perché Instagram appunto ogni tanto toglie anche Instagram, come vi dicevo, i follower fake eccetera, però prima o dopo anche loro ti toglieranno l'opzione, ti chiuderanno l'account, quindi non riesco a capire, cioè il rischio non vale la candela, mi capite? Cioè quello che intendo. Ora, ci tengo a sottolineare che se state aspettando nomi eccetera, non farò assolutamente nomi, anche perché non sto parlando di nessuna persona in particolare e magari non voglio dire il nome, però non ho nessuno in particolare in mente, sto parlando di un fenomeno enorme che sta accadendo ormai da anni, che sto vedendo, che stiamo tutti vedendo da anni, ma non voglio parlare di nessuno in particolare, quindi se cercate appunto gossip in questo senso vi dico subito che no. Ci sono però, ho visto, youtuber e instagrammer anche molto grandi che lo fanno, evidentemente perché non gli basta avere i 100.000, 150.000 follower che hanno, ne vogliono avere il doppio, e quindi, e questa credo sia, cioè, la cosa più insensata del mondo, perché se tu già hai tanti follower, cioè sai che un numero ancora più alto prima o poi lo raggiungerai, si tratta solo di avere pazienza, no? Però calcolate che sì, ci sono youtuber, instagrammer molto grandi che lo fanno, ma sono pochi. Il 90% delle persone che si comprano i follower, comprano i like, comprano le iscrizioni eccetera, sono influencer finti di che voi non conoscete, per farvi capire, visto che il loro seguito è quasi interamente finto, sono persone sconosciute, ok? Quindi se state pensando appunto al vostro youtuber preferito, al vostro instagrammer preferito, con tutta probabilità i follower sono reali, l'engagement è reale, le iscrizioni, le visualizzazioni sono reali. Io vi sto parlando per la maggior parte, non solo, ma per la maggior parte si tratta di persone che stanno cercando di fare gli influencer e che non sono in realtà conosciuti, appunto proprio perché il loro seguito è finto, quindi nessuno li conosce in realtà. Mi fa ridere un po' perché noi lo sapevamo da un sacco di tempo, sono almeno, è almeno un anno se non due anni che lo sappiamo, che vediamo che la gente si compra i follower, cioè è una cosa che appunto tra di noi si sapeva, ma adesso che New York Times ne ha parlato mi fa ridere perché ci sono, cioè, un sacco di gente con i follower finti li stanno cancellando o stanno cercando di giustificare. Tutti hanno paura, alcuni se li tengono perché hanno paura che ovviamente togliendoli adesso si sa, altri li cancellano perché hanno paura, perché ovviamente trattandosi di frode, quando ci sono quando c'è di mezzo un capitale, perché le aziende investono molto, tanto, tanti soldi in queste sponsorizzazioni, ovviamente le aziende si stanno arrabbiando molto e secondo me arriveranno anche delle denunce, proprio per questo che la gente, questi fake influencers sono un po' adesso con la paura, perché ovviamente sono stati scoperti e quindi adesso è scoppiata la bomba praticamente. E voi direte, ma Nicole, ma chi se ne frega se questi grandi o piccoli youtuber, grandi o piccoli instagrammers che siano, chi se ne frega se si comprano i follower, se si comprano le visualizzazioni, se si comprano i like, chi se ne frega, te cosa cambia? Allora, numero uno, come vi dicevo, le aziende investono milioni di dollari, milioni di euro in queste sponsorizzazioni e ovviamente è un caso di frode mondiale che sta per scoppiare ed è una cosa molto molto grave, perché appunto loro credono, è come una rivista, no? È come se una rivista, io vado a vendere, oppure un CD, io vado a vendere migliaia di copie, centinaia di migliaia di copie ai miei genitori, per dire, ai miei amici, e poi vado in giro agli investitori a dire guardate, fatemi da sponsor perché io, cioè, ho venduto 300.000 copie del mio CD quando in realtà me le ha comprate tutte tipo mia zia, per dire, no? È un caso molto grave di frode che il New York Times secondo me ha lanciato la bomba, ma adesso sta per esplodere in tutti i sensi. Poi, perché voglio fare questo video? Uno, perché appunto in Italia secondo me non se ne parla o non se ne parla abbastanza, in America ne stanno iniziando a parlare adesso, si sa che da noi arriva tutto dopo, ma è giusto parlarne anche da noi. E numero due, vedo che le aziende iniziano ad essere sospettosi anche verso chi effettivamente come me non ha follower finti, ha un seguito onesto, quindi è importante distinguersi, non so come dire,
ci tengo a far sapere il mio punto di vista e ci tengo anche a dare una mano magari alle aziende che magari sono più piccoline e non sanno quello che sta succedendo, aprono la pagina Instagram di una persona, vedono, non lo so, 200.000 follower e dicono cavolo, mentre magari appunto 180.000 sono finti, ok? Quindi secondo me tra un po' arriveranno denunce, arriveranno ricorsi, arriveranno giudici, eccetera, eccetera, e lì ci sarà veramente un gran bel casino. E sottolineo che appunto non supporto questo genere di atteggiamento e anzi voglio denunciare il tutto. Perché se ne parli anche in Italia. Come vi dicevo prima, vi prego, non fate nomi nei commenti, non scateniamo polemiche verso persone in particolare, perché io con questo video sto denunciando un fenomeno, non lancio, e voi lo sapete se mi seguite da un sacco di tempo, molto spesso gli influencer lanciano frecciatine, questo non è parte di me, io non lancio frecciatine alle mie colleghe, non faccio supposizioni velate, insulti velati verso le mie colleghe, verso nessuno, quindi vi prego non facciamo nomi nei commenti, non pensate a persone in particolare perché io non ho nessuno in mente, è solo un fenomeno. E vi giuro che non ho proprio una persona in questo momento, sì certo che ne ho viste diverse su Instagram, più che altro, ma non... cioè se io ho visto due account che lo fanno, in realtà ce ne sono centinaia di migliaia che lo fanno, ok? Quindi non fate nomi nei commenti, vi prego, non scateniamo polemiche verso persone, verso colleghi, colleghe, perché magari voi potete pensare che siano fake le loro visualizzazioni, i loro follower, e magari non lo sono, ok? Quindi non è giusto puntare il dito verso nessuno, quindi vi prego, se mi seguite sapete che non mi piace... cioè sapete che mi piace supportare le mie colleghe e i miei colleghi, non mi piace lanciare odio verso gli altri, che è una cosa che purtroppo in molti fanno, ma è una cosa che non mi contraddistingue, non mi piace, quindi vi prego non facciamo nomi, io voglio solo parlare di un fenomeno che ormai è vastissimo e non è assolutamente presente solo in Italia, anzi credo sia anche un pochino più... si sia un pochino più allargato negli altri paesi anglofoni, quindi magari negli Stati Uniti, in Australia, in Inghilterra, eccetera. Quindi questo mi sa che era praticamente tutto quello che volevo dire, e qualsiasi cosa, domanda abbiate, fatemela pure nei commenti. Se siete delle piccole influencer e state cercando di emergere, ma lo fate in modo onesto, brave. Se siete dei piccoli influencer che stanno pensando di acquistare follower perché è molto difficile farsi notare, resistete, vi prego, anche perché sta per uscire un casino da quando ne hanno iniziato a parlare giornali così importanti come il New York Times, appunto l'ho ripetuto 50 volte, ma resistete alla voglia di fare una cosa del genere, perché tutti i nodi vengono al pettine prima o dopo, quindi mi raccomando, è meglio avere un following, un seguito piccolo ma vero, che mettersi in un meccanismo del genere, perché una volta che ne ci entri, secondo me è molto difficile uscirne. Se invece siete degli influencer o degli aspiranti influencer che già hanno comprato follower, già hanno comprato like, eccetera, ma vi siete un po' pentiti di questo, il mio consiglio è di chiudere l'account, dite che ve l'hanno hackerato, dite che non lo so, che avete perso la pace, cioè veramente qualsiasi cosa, e apritene uno nuovo, è l'unico modo che avete per tornare ad essere onesti, ok? Per le aziende invece, appunto, ho già dato diversi consigli su come fare per vedere se un seguito è vero oppure no, c'è da stare molto attenti, ecco. Quindi questo, ripeto, però se avete dei instagrammer, youtuber preferiti, eccetera, con il 90% delle, cioè il 90%, cioè c'è il 90% di probabilità più o meno che abbiano un seguito vero, ecco, non pensate che il vostro youtuber preferito o il vostro instagrammer preferito abbia un seguito finto. Io vi sto parlando per la maggior parte di persone che appunto sono piccole e stanno cercando di emergere. C'è anche qualche youtuber instagrammer che è già molto conosciuto, che comunque si compra i follower, non riesco a capire perché, ma addirittura Katy Perry
hanno fatto un, come si dice, credo che quando Instagram le abbia tolto ne abbia persi tipo 60 milioni di follower ed erano finte, quindi non riesco a capire perché qualcuno come Katy Perry possa fare una cosa del genere, cioè nel senso non ne ha bisogno. Quindi questo è quanto, spero che abbia avuto un senso questo video, perché mi sono resa conto che nonostante io mi sia scritta tutti i punti, alla fine ho parlato molto a caso e molto random. Spero che sia utile questo video, spero appunto che serva per tutelare le persone con piccolo seguito ma onesto. Spero che questo serva alle aziende per rendersi conto. Ok, la mia videocamera continua a spegnersi, sono quelli con i fake following che mi stanno mandando maledizioni, non sto scherzando, però appunto spero che serva anche alle aziende per capire che è meglio investire su un seguito piccolo ma vero piuttosto che su un seguito enorme, però alla fine è finto, cioè nel senso sono persone in qualche posto dell'Asia che stanno lì tutto il giorno a mettere like su contenuti e a scrivere commenti e a seguire persone che non sanno nemmeno che cosa stiano dicendo. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto comunque questo video e fatemi sapere quali altri video volete vedere. Ovviamente sapete che leggo sempre tutti i commenti, quindi scrivetemi perché ci tengo e do importanza ad ognuno di voi, non do mai niente per scontato e ogni volta che lancio un video vedo un sacco di voi che mi scrivete eccetera, ci rimango sempre, quindi vi ringrazio davvero tanto per il vostro affetto, che siete fantastici, vi voglio bene, mia family, e vi mando un mega abbraccio fortissimissimo, questo sono io che vi stringo forte forte forte, e ci vediamo domani con un nuovo video, martedì, ciao!